Presentazione del libro Patagonia di Ivan Fuschini nella sede provinciale CNA di Ravenna, in occasione della visita dell'ambasciatore argentino a Ravenna per rafforzare i rapporti commerciali fra i due paesi. Il libro è un romanzo storico che riguarda i fatti accaduti nel 1920 in Patagonia, soprattutto nelle province di Santa Cruz e della Terra del Fuoco. E lì descrivo non solo personaggi inventati di fantasia, ma personaggi reali, immigrati che venivano dall'Europa e che alcuni di questi italiani hanno fatto grande l'Italia nel mondo. I personaggi che descrivo sono personaggi aspri e teneri allo stesso tempo, come sono stati aspri e teneri un po' tutti i nostri migranti in America Latina, che hanno fatto sacrifici immensi, ma hanno contribuito a fare grande l'Italia nel mondo. Io credo che il romanzo, oltre a descrivere l'Argentina, descrive anche i legami con l'Italia, con la Spagna, un periodo storico fra le due guerre che ha caratterizzato molto il mondo nel bene e nel male. I territori dell'Argentina, in particolar modo quelli della Patagonia, sono territori incredibili, sono territori del Papa Francesco I, sono territori alla fine del mondo, come si dice. E cerco nel romanzo di cogliere non solo i fatti reali, ma quei fatti che sono un po' una leggenda dei territori della Patagonia. Perché in quei territori, sia la Patagonia cilena, sia la Patagonia argentina, sono territori dove la realtà e le leggende si fondono e si fa fatica anche a capire lo svolgimento di quel mondo, un mondo dove la natura ti entra dappertutto e dove cerco nel romanzo di far integrare i personaggi con questi ambienti naturali che sono ambienti di rara bellezza. L'occasione del libro, del romanzo Patagonia di Ivan Fuschini è ghiotta poi per rafforzare, riprendere quei legami e quei rapporti già fortissimi fra il nostro paese e l'Argentina, ma anche la nostra città, Ravenna, con l'Argentina. Ospitare l'ambasciatore è un grande onore, è una grande opportunità per la città, per le nostre imprese che sempre più si affacciano anche su mercati stranieri. Noi abbiamo sfruttato e colto con molto apprezzamento questa presenza perché abbiamo portato a contatto anche con l'ambasciatore, nostre imprese che operano già con quel mercato, sono interessate per capire le dinamiche economiche, politiche, per rafforzare quell'attività che già per Ravenna è molto importante sfruttando la presenza del porto. Non tutti sanno che il porto di Ravenna è il primo porto d'Italia per scambi con l'Argentina per prodotti agricoli e credo che vada rafforzato quest'asse aprendo anche ad altri mercati. È evidente che in un momento così complicato per il nostro paese, per l'economia, cercare nuovi mercati, quindi creare nuove opportunità per le imprese, è la miglior cosa che le associazioni possano fare. La CNA cerca di fare al meglio questa attività. Christian Vernocchi per Ravenna Web TV.